Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Leggo una notizia e dico, c'è qualcosa di strano, no? La notizia dice, Conte al verde per la malattia vuole un prestito di guerra. Il commissario Misiani propone un patto agli italiani, BTP a scadenza lunghissima per finanziare la ripresa. Io dico, ma questa cosa io l'ho già sentita, ma questa cosa l'ha proposta 2 giorni fa Matteo Salvini, l'ha proposta a Conte, l'ha portata nel confronto con la maggioranza, nessuno gli ha risposto, hanno fischiettato, guardato fuori dalla finestra, hanno cambiato discorso, ah, guarda che oggi è nuvoloso, magari viene, viene la pioggia, no. Adesso, a parte gli scherzi, sapete come il film del commissario Auricchio con Lino Banfi, che c'aveva l'assistente che gli dava sempre le idee e il commissario Auricchio, Lino Banfi, le prendeva come suiceva. Tum, tum, tum. Ho avuto un'idea, no? Ed era l'idea dell'assistente commissario, no? E qui mi sembra la stessa cosa, no? Un governo senza idee, un governo che rincorre l'emergenza senza prevenirla, che dice collaboriamo, fa finta di collaborare con il centrodestra, non ammetterà mai che le idee del centrodestra siano giuste, no, le prende, fa passare del tempo, non risponde, gli cambia nome, le gira e dice guarda, ho pensato di fare, no? Ecco, la Meloni dice tutte le cose che io ho detto nell'ultimo mese sono tutte state fatte, con una perdita di tempo di 30 giorni ogni cosa che dico, viene poi fatta, rimodulata, senza dire grazie, prego, non c'è di che, niente, niente. Le idee del centrodestra non vengono prese in considerazione da Conte, perché Conte dice sono irrealizzabili, cioè lo dicono solo per mettermi in difficoltà, loro dicono facciamo questo, 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 quando i soldi non ci sono, però poi lui prende le idee, quelle che gli piacciono, e le trasforma come questa, no? Quindi un'alternativa agli eurobond è quella, attenzione, di fare dei titoli di Stato italiani, a scadenza lunghissima, 10-20 anni, per finanziare il costo della malattia. E questo l'ha detto ieri ho fatto un video, dove Salvini diceva proprio questo. Che cos'è? Qual è l'idea di Salvini che questo signore che si chiama viceministro Misiani propone un patto agli italiani? Realmente è l'idea di Salvini, però voi sapete che piuttosto che dire l'idea di Salvini è giusta, piuttosto si butterebbero per terra piangendo e rotolandosi, ecco. Quindi qual è l'idea? Io chiedo 100 miliardi, dice Salvini, no? E poi l'altro lo copia, chiedo 100 miliardi agli italiani. Gli italiani hanno sui conti correnti liberi depositati tra i 1.400 e i 1.500 miliardi. Potrebbero prestare questi soldi all'Italia sotto forma di buoni ordinari del tesoro, o chiamateli CCT, chiamateli TTT, quello che volete, sono dei titoli di Stato. Quindi emissione di titoli di Stato, gli italiani li comprano, solo italiani, ecco, solo italiani, destinati solo agli italiani, li comprano. Che cosa guadagnano gli italiani? Avranno il capitale più gli interessi, come qualsiasi bot che voi comprate. Un interesse però più basso, in modo che questo bot sia un bot per la ricostruzione nazionale. Un interesse più basso, al posto che lasciare i soldi sul conto corrente, li investite in bot. Che cosa succede? Che a chi compra questi bot poi c'è una sorta di aiuto fiscale, nel senso che chi compra questi bot pagherà meno tasse, avrà dei crediti d'imposta, avrà delle agevolazioni fiscali. Quindi al posto che darvi un interesse alto, vi danno un interesse minimo, però compensano il vostro aiuto allo Stato con delle detassazioni di alcune cose, comunque avete un ritorno in meno tasse che pagate, piuttosto che magari avere, tieni, questi sono 1.000 euro, al posto che darteli in soldi ti dico mi paghi meno tasse per lo stesso importo. E questi prestiti decennali, ventennali, vuol dire che un prestito di 100 miliardi
L'Italia deve contabilizzarne 5 miliardi all'anno, 5, 10, 15, 20, 25, cioè in 5 anni sono 25 miliardi, in 10 anni sono 50, in 20 anni sono 100 miliardi. Quindi è un po' quando si ammortizza l'acquisto di una macchina, un'impresa, dice costa 10.000 euro, l'ammortizzo in 10 anni, no? 1.000 euro, metto fuori 1.000 euro all'anno. Quindi è così. Se ne parlava da giorni, no? Ne aveva accennato anche Mario Monti, che li aveva chiamati buoni per la salute pubblica. C'erano Francesco Giavazzi e Guido Tabellini che avevano proposto dei bond perpetui a scadenza 50-100 anni, cioè nel senso io ti presto i soldi e tu mi dai gli interessi per sempre, e sempre, e sempre, un po' come Shining, no? E così ieri un esponente del governo, il viceministro dell'economia Antonio Misiani, arriva con la sua idea, che è l'idea che non è sua, no? E dice, c'ho un'ideona, no? Un piano per risolvere il problema di liquidità. Gli italiani hanno, lui dice, hanno 1.400 miliardi di euro fermi nei loro conti correnti o in liquidità. Non dobbiamo inventare patrimoniali, ma strumenti che permettano di coinvolgere queste risorse verso l'economia reale. Penso a un patto tra i risparmiatori, Stato e sistema produttivo, con l'emissione di titoli a lunghissimo periodo per raccogliere risorse da destinare al rilancio e alla ripresa del Paese, ha spiegato a 24 Mattina su Radio 24. Facciamo un applauso al viceministro all'economia che ha preso le idee di altri ed è andato in radio a spiegare la sua idea. E mi viene sempre in mente il commissario Auricchio, cioè, balliamo, è tanto che... Lo ricordate, no? Che vuole... No? Vabbè. Nessun altro dettaglio dal dicastero dell'economia. Patto coi risparmiatori, avete capito? Gli hanno già trovato un altro nome. Patto coi risparmiatori, quello che Salvini li avevano definiti in un articolo i bot patriottici. Ecco, se voi andate a cercare un mio video, i bot patriottici o i titoli patriottici, non mi ricordo come li ho chiamati, l'ho fatto proprio ieri o l'altro ieri, proprio un video che parlava dell'idea di Salvini. E così, ma è chiara l'intenzione di cercare di attrarre parte dei capitali liquidi degli italiani, 1.400 miliardi. Il governo, già prima dell'epidemia, voleva aumentare la quota di clienti retail, no? Quindi famiglie e imprese italiane che acquistano titoli di Stato da attrarre con strumenti innovativi come i green bond. È possibile che questi strumenti siano dirottati sull'emergenza in modo da portare la quota di debito pubblico italiano nei portafogli delle famiglie fino al 10%. Quindi si dice che potrebbe portare con la prossima emissione di BTP in Italia un'operazione che potrebbe portare almeno 70 miliardi di liquidità immediata. Naturalmente poi bisogna ridarli questi soldi agli italiani, bisogna mettere a bilancio almeno 5 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni per restituire i soldi agli italiani con gli interessi, e poi bisogna calcolare che questo beneficio che si dice che di minor tasse pagheranno gli italiani, bisogna contabilizzare anche che le meno tasse che entrano da una parte, dall'altra bisogna ricompensarle con dei soldi, no? Naturalmente Brunetta di Forza Italia dice, ma perché gli italiani dovrebbero poi prendere dei bot con un tasso di interesse più bassi a fronte di prenderne altri? Bisogna capire come, ma quello che aveva detto appunto Matteo Salvini è quello proprio di dargli delle agevolazioni fiscali in modo da fargli dare dei soldi sotto forma di meno tasse da pagare. Chi a aumentare la quota di risparmio italiano in BTP è positivo, commenta Raffaella Tenconi, ma perché chef economist, cioè capo economista di ADA Economics, ma per essere efficace ha bisogno di strumenti a breve termine e prezzati favorevolmente rispetto al mercato, quindi tassi sul
per cento, ma io direi che l'idea quella di ritornare i soldi con meno tasse da pagare sia quella, magari fare un 1%, un 1,5% più delle agevolazioni fiscali, ma vedrete che arriverà anche questo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, ma siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.